Asapa nasce da un'idea delle tre fondatrici che sono Alice, Elisa e Sara. Volevano trovare un modo per far convergere le culture e avere una sorta di scambio di reciprocità. Questo ha portato alla creazione dell'associazione nel 2014. Abbiamo festeggiato l'8 di gennaio il decennale. Portiamo avanti la visione e la missione dell'associazione come da statuto, favorendo l'acquisizione degli strumenti necessari al raggiungimento dell'autonomia individuale, soprattutto linguistica. La lingua è essenziale per inserirsi nella società e per chi è appena arrivato, un contatto linguistico è importante. Siamo tutti volontari in associazione, ciascuno di noi apporta competenze o disponibilità di tempo finalizzate al raggiungimento di un obiettivo che è raggiungere così e favorire la coesione sociale degli stranieri. Abbiamo dei servizi che annualmente attiviamo, c'è lo sportello legale, una volta al mese è a libero accesso senza prenotazione, è qua in Vico delle Vigne 10 Rosso dalle 17:30 alle 19:30. In questo locale principalmente io trovo che ad esempio lo sportello legale sia una nemesi perfetta, laddove in questo locale prima del sequestro della confisca venivano eseguite delle attività criminali, ora noi riusciamo a lavorare su una terra di confine e favoriamo la tutela dei diritti delle persone straniere. Il resto sono attività che sicuramente riguardano l'accoglienza, ma è importante valorizzare l'attività dello sportello. Il mio inquilino l'anno scorso, un ragazzo siriano, per imparare l'italiano, era venuto qua in sede e me ne ha parlato molto bene, allora ho detto perché non provare ad aiutare qualcuno, dato che la parte pedagogica mi piace molto, mi piace insegnare. Praticamente sono venuta qua perché dovevo raggiungere i crediti per potermi laureare e quindi dovevo insegnare l'italiano. Sono stata proprio agli inizi della battaglia di Pasapà, quindi un po' dietro le quinte. Bello anche conoscere i ragazzi con cui sto avendo a che fare, un ragazzo Elagi guineano e un ragazzo Amre egiziano con cui stiamo creando qualcosa che va oltre la parte appunto dell'insegnamento, ma proprio a livello umano. Quindi dà molto più, cioè scusa, mi ricevo molto più di quello che do. Mi ha dato tanta conoscenza rispetto a persone che arrivano da altri paesi, con un'altra cultura, con altre abitudini, ma non lo so, anche il cibo diverso, eccetera. Mi è sempre piaciuta l'idea della condivisione, dell'aiutare gli altri e soprattutto di creare questo circolo virtuoso di aiuto, perché poi alla fine ci aiutiamo a vicenda in questo piccolo, si chiama, possiamo dire, un piccolo spazio che ci siamo creati. Penso che proprio ci manchi, proprio dal punto di vista ancora della cultura, a livello istituzionale, il fatto di accettare che ormai la società è multietnica, quindi bisogna attrezzarsi per favorire l'integrazione il più possibile. Ecco. Capire meglio il posto dove vivi e dove vorresti poi continuare a vivere. Credo che siano proprio delle resistenze più di tipo culturale che altro, un po' difficili da così sfrondare, riuscire, diciamo, a vincere queste resistenze, però secondo me con queste realtà possono appunto anche poi far riflettere chi effettivamente ci governa a livello istituzionale, sia di comune, regione, eccetera. E quindi questo contatto arricchisce, perché comunque l'uomo è un essere sociale, come diceva Vezzo. E poi io ho dato la mia amicizia, cioè. Ci siamo visti anche fuori dalla scuola e il primo anno avevo invitato a cena i miei alunni, cioè c'è questo scambio meraviglioso che c'è stato è l'esperienza, diciamo così.